Ladies and gentlemen, welcome on board here on Science Web Radio on www.sciencewebnetwork.net with TRBH, the Rock Band History. Are you ready for taking off with me? Yeah, so let's start! Ok, cari amici web radio ascoltatori, ancora un ben ritrovati per una nuova puntata, una nuova avventura con gli AC/DC ed il vostro Gianluca che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo con la sua The Rock Band History, TRBH, appunto. Questa rubrica musicale che va in onda ormai da un anno e mezzo è giunta alla sua 61esima puntata, la 15esima all'inizio di questo secondo anno, appunto, che va in onda. E in onda questa settimana dal lunedì 13 maggio 2013 alla domenica 19 maggio 2013, come sempre su Science Web Radio di Science Web Network e anche in Science Web TV. E tutti i giorni su Science Web Radio la trovate dal lunedì alla domenica alle ore 00, alle ore 6 del mattino, alle 12 e alle 18, sempre rigorosamente orari italiani. CET, Central European Time! Bene, cari amici web radio ascoltatori di Science Web Radio, nonché tutti gli amici appunto che mi seguono qui con The Rock Band History e non solo, e che ci seguono, va un caloroso saluto e ringraziamento e do anche un benvenuto a tutti coloro che ci ascoltano e mi ascoltano per la prima volta, come al solito qui con The Rock Band History. Questa volta, anche per l'ultima puntata, diciamo, dedicata agli AC/DC, parliamo di questa grandiosa band australiana ma d'origine scozzese, e quindi siamo sempre nel mitica Great Britain in UK, sempre lì siamo rimasti. E naturalmente, amici, siccome è l'ultima puntata in cui parliamo degli AC/DC ed è appunto l'ottava che dedichiamo a questo grandioso gruppo, naturalmente potrete benissimo richiedere una rock band di cui volete che io vi parli, e quindi sono aperte naturalmente siamo aperti e sono aperte le iscrizioni, no scherzo, e siamo aperti appunto a consigli, richieste e suggerimenti. Io naturalmente ho già in mente di chi parlare, ma se voi avete richieste e suggerimenti fateli pure sempre alle nostre caselle di posta elettronica info@science.com, che è la casella del grande capo del mitico Science, che segue la parte tecnica, responsabile, titolare, e naturalmente contattatelo senza problemi. E poi la mia, gianluca@science.com. Se per l'appunto volete sentire il sottoscritto per quanto riguarda le rock band, anche se avete una rock band o fate parte di una band, di un gruppo musicale e teatrale, perché no, e volete che il sottoscritto parli della vostra band, oppure volete venire ospiti o che vi sia una fascia oraria dedicata a voi, contattatemi benissimo, vi aspetto. Ed infine il preziosissimo Luca, con la casella di posta elettronica luca@science.com, in cui per l'appunto potrete scrivere per contattare Science Web Network, specialmente per quanto riguarda le nostre trasmissioni in diretta dei lunedì sera, ve la ricordo sempre, trasmissione di punta importante in cui io, Gianluca, il sottoscritto, con il sempre prezioso Luca ed il grande Science, vi aspettiamo come ogni lunedì sera dalle ore 22, le 10 ore italiane, per una nuova puntata ogni lunedì con ospiti ed artisti sempre di ogni genere che vengono a parlarci delle loro attività, iniziative, eventi e professioni. Quindi se anche voi fate parte di qualche band o siete degli artisti, avete sempre a disposizione i nostri spazi che Science Web Network ha e dà davvero a disposizione a tutti. Vi ricordo inoltre che ci trovate in Facebook, nella nostra pagina Facebook. Se vi piaciamo, ovviamente mettete mi piace, la cosa non ci dispiace, e naturalmente anche lì troverete le varie cose che Science Web Radio e Science Web TV fanno, e Science Web Network nella sua completezza ovviamente. Ed infine in YouTube troverete le cose che Science carica per voi. Se volete anche trovarmi in Facebook, mi trovate con il nome Gianluca Mancuso, o addirittura con l'email gianluca.mancuso@
email.it, fate ancora prima, quindi scrivetemi anche lì e se vi piaccio mettete mi piace anche lì, non mi dispiace. Bene, riprendiamo con la storia degli AC/DC, mi sono dilungato anche troppo in presentazioni ma era doverosa questa lunga, diciamo così, fase introduttiva per ricordare alcune cose, specie ai nuovi che ci stanno ascoltando, ma finiamo adesso con la storia degli AC/DC. Siamo arrivati al 2003, nella precedente puntata, dove la Epic e la Sony hanno rimasterizzato tutti gli album degli AC/DC in versione digitale. Nel 2005 invece Back in Black è stato pubblicato in formato dual disc. Naturalmente io ho fatto parte di coloro che hanno acquistato gli album rimasterizzati, naturalmente anche cartonati, perché alcuni sono davvero bellissimi. E poi andiamo avanti, nel 2003, dopo il tour di Stiff Upper Lip del 2000 e 2001, gli AC/DC decisero di tornare nuovamente live e di partecipare ad alcuni eventi particolari, tra cui l'esibizione a Sydney con i Rolling Stones, la serata per le premiazioni della Rock and Roll Hall of Fame insieme con Steven Tyler degli Aerosmith, il concerto benefico a favore delle popolazioni asiatiche colpite dal virus SARS, l'aviaria, a Toronto, insieme poi a gruppi e cantanti solisti, tra i quali appunto gli stessi Rolling Stones, Rush e Justin Timberlake. Ad aprile del 2008, come confermato da Brian in un'intervista ad una radio di Washington, gli AC/DC hanno terminato le registrazioni del nuovo album di inediti intitolato Black Eyes, uscito il 17 ottobre appunto del 2008 con il produttore Brendan O'Brien. E io sono andato a vedermi anche il tour, naturalmente, di quell'album, davvero strepitosi e a detta di molti addirittura ancora migliori delle precedenti esibizioni degli anni prima, del decennio precedente, ancora più bravi. E io posso confermare, ma non ho paragoni in precedenza. E in contemporanea all'uscita di Black Eyes è partito anche naturalmente questo tour mondiale, è naturalmente proseguito anche in Europa nel 2009, il 19 marzo 2009 gli AC/DC furono appunto in Italia al Mediolanum Forum di Assago e di Oggero a vedere quella strepitosa, davvero indimenticabile serata, come tante altre di altri gruppi e rock band famose che ho visto. E i dati di vendita iniziali di Black Eyes nel mondo si sono rivelati inoltre particolarmente positivi all'epoca. L'album ha debuttato al primo posto nelle classifiche di 29 paesi, pensate un po', è davvero incredibile come in tanti anni e decenni di carriera erano e rimangono e sono ancora sulla cresta dell'onda, sempre naturalmente premiati dall'affetto dei fan e dall'amore dei fan, come dicevo nella precedente puntata, tra cui abbiamo gli Stati Uniti, il Regno Unito, in Germania, in Spagna, in Francia, in Australia, in Argentina e per la prima volta nella loro carriera anche noi qui in Italia li abbiamo avuti al primo posto. Noi sempre un po' per ultimi in varie cose, anche in questa, ma lasciamo perdere. E le vendite mondiali di Black Eyes si sono attestate a quota 5 milioni alla fine del 2008, pensate un po'. E questo rende Black Eyes il secondo album più venduto dell'anno e il loro album di maggior successo commerciale dai tempi di The Razor's Edge. Il 30 marzo 2010 esce Iron Man 2, raccolta di canzoni degli AC/DC, usata come appunto colonna sonora dell'omonimo film. E naturalmente qui io chiuderei, però il gruppo, diciamo un po' come stile e influenze, ha introdotto fin dai primi album uno stile musicale inconfondibile, un rock basato su riff semplici ed incisivi di ispirazione blues, con doppia chitarra distorta, ritmica e solista, in primo piano naturalmente, e cantato stridente ed aggressivo, molto acuto. Versi e interpretazione scenica basati sullo stereotipo del ragazzaccio, diciamo così, a proprio agio in un mondo di delinquenza, droga, l'alcol, soldi e prostitute, ma condito con ampie dosi di ironia, naturalmente anche di autoironia. E celebre è l'immagine del chitarrista appunto di Angus Young che si esibisce sul palco con questa uniforme da scolaretto. Gli AC/DC ripresero il rock and roll nella sua forma più immediata e diretta, traendo forte spunto da lavori naturalmente seminali di Chuck Berry, che naturalmente ispirò tantissimi artisti, dal quale Angus Young imiterà il tipico ballo detto il duck walk, cioè praticamente il passo dell'oca, della papera, diciamo, rendendolo ancora più celebre e portando agli eccessi sonori per molti versi anche lo stile di ciò che era dei Led Zeppelin, che avevano un po' fatto qualche anno prima. In netta controtendenza
con la direzione che la maggior parte dei gruppi rock stavano assumendo a metà degli anni 70, gli AC/DC fecero dell'immediatezza di proprio il proprio cavallo di battaglia. Cioè, per molti versi il gruppo fu tra i primi a rifiutare categoricamente le ambizioni e contaminazioni dell'art rock e a portare il rock verso uno spirito più ribelle e stradaiolo, e in questo senso anticipò leggermente la nascita ufficiale del primo movimento punk rock. Come per tutti i gruppi hard rock and heavy metal degli anni 70, molti, diciamo così, erano influenzati dallo stile musicale del gruppo, e molte sono le influenze che se ne traggono dal blues. Oltre al puro rock and roll di Chuck Berry, Angus Young ha citato anche molte volte artisti blues come Muddy Waters e lo stesso B.B. King, grande artista che ho avuto il piacere di vedere ad Udine, qui in Italia, davvero grandioso, e a 80 anni, pensate un po' cosa faceva, quasi 80 anni. Come ispirazioni comunque fondamentali per la propria carriera solista c'erano anche questi artisti blues, chi lo direbbe mai? E ulteriori influenze possono essere rintracciate nei lavori di gruppi cardine della nascita del hard rock, come anche i Rolling Stones, i Led Zeppelin, gli Who, naturalmente poi anche i Black Sabbath e i Deep Purple, di cui abbiamo parlato in precedenza. E se in alcuni brani più famosi, come ad esempio Riff Raff, If You Want Blood You Got It e Shake a Leg, sono chiaramente riconoscibili riff provenienti dal rock and roll, come di solito in buona parte per l'hard rock, è altrettanto vero che la furia sonora dell'esecuzione, specialmente durante le esibizioni dal vivo, ha avuto una notevole influenza sullo sviluppo del movimento heavy metal degli anni 70. E ancora oggi sono molti i gruppi hard and heavy che citano gli AC/DC fra le proprie influenze fondamentali. Lo stesso headbanging, divenuto uno dei simboli dell'hard rock and heavy metal, fu introdotto da Angus Young già agli inizi della loro carriera. E le tematiche presenti nei brani degli AC/DC si rifanno molto spesso alla famosa triade, alla famosissima triade sesso, droga e rock and roll. Per i riferimenti sessuali vengono spesso utilizzati i doppi sensi, di solito molto palesi anche e con connotati quasi umoristici, tipici un po' dell'hard rock e del rock che si, diciamo così, beffa di se stesso, prendendosi gioco anche delle situazioni così serie della vita, e che risultano presenti sia nei testi scritti da Bon Scott sia in quelli poi, dopo la sua morte, scritti da Brian Johnson oppure anche dai fratelli Young, presumibilmente influenzati anche da Bon Scott stesso. Molto sono le loro canzoni celebrative della musica rock. A differenza della maggior parte degli artisti hard rock, gli AC/DC hanno pressoché sempre evitato la power ballad, sottolineando spesso il proprio disdegno e disdegno per quel tipo di approccio con la musica, cioè la classica ballata che i rockettari, e io in questo ribadisco, sono davvero strepitosi, perché quando i rockettari fanno quelle ballate molto romantiche, piene d'amore, sono inimitabili, insuperabili e grandiosi. E gli AC/DC hanno incontrato talvolta l'aperta ostilità da parte della stampa musicale, ma questo un po' avviene per diversi gruppi, anche per loro naturalmente è avvenuto questo. Ed il gruppo non ha comunque mai dato molto peso a questo tipo di critiche. Gli AC/DC, oltre ad essere uno dei gruppi più noti nella storia del rock, furono tra i maggiori ispiratori del movimento heavy metal degli anni 80, pure anche lì, non solo nei 70. E molti sono i gruppi che li citano tra le loro ispirazioni principali. E questa influenza si può notare anche in diversi gruppi heavy metal, hard and heavy, hair glam metal and hard rock, che ripresero dei riff di indubbia ed inconfondibile derivazione del gruppo australiano di origine scozzese. Tra i gruppi che naturalmente hanno trovato spunto dagli AC/DC abbiamo i Cinderella, altro gruppo strepitoso, o ad esempio i Kicks, The Four Awesome, i Dude Looks, The Cult, i Guns N' Roses, i Megadeth. Abbiamo gli Accept, gli Heaven, Helix, i Quiet Riot, i Warrant, i Poison, i Great White, i Motley Crue, i DAD, altro gruppo strepitoso che conosco, davvero eccezionale, danese, i Twisted Sister, Dangerous Toys, poi abbiamo anche i Nazareth, altro gruppo scozzese grandioso che adoro, conosciuto e ho visto dal vivo, ve li consiglio, i Kiss, gli stessi Whitesnake di cui abbiamo parlato in precedenza, i Darkness, e poi infine abbiamo Danko Jones e Big Cock, che sono, e molti altri naturalmente, che sono coloro che traggono spunto, però siamo sempre lì. Tra di loro si conoscevano e si stimano un po' tutti. E quindi, cari amici, ci fermiamo qui per quanto riguarda questo
questa ultima puntata dedicata agli AC/DC. Naturalmente sono andato oltre il mio tempo limite, sono tornato ai tempi di alcune puntate precedenti. Vi ricordo che ci potete trovare sempre in www.sciencewebnetwork.it, che è il nostro sito, e lì troverete le varie cose che Science e noi di Science facciamo per voi. Mi raccomando, ci sentiamo alla prossima puntata, la prossima settimana, and be happy, be safe, and don't let anybody put you and make you down. Siate felici, sorridete e non lasciate che nessuno vi butti giù, come il sottoscritto si lascia fare. E quindi, cari amici, sempre let's get rock and roll and see you next time. E ci vediamo alla prossima, grazie a tutti e ciao! Per correttezza, onestà e trasparenza, nonché per una maggiore completezza di informazioni, vi voglio ricordare che i brani che state ascoltando e avete ascoltato in sottofondo in queste puntate di The Rock Best History sono tratte dall'album Unbankable del gruppo francese Revenge, nel sito di jamendo.com, e che tutte le varie informazioni dei gruppi riguardanti la storia delle rock band di The Rock Band History sono liberamente tratte da internet.